Oliveira, che invito qui con me sul palco, con noi sul palco. E vogliamo chiamare anche gli attori? You want to call the actors too? Ok. Quindi chiamo sul palco anche gli interpreti, Sibel Tedesco e Ugo Lorenzatti. Un applauso anche per loro. Welcome. Un'idea che mi sono fatta vedendo il film e che volevo condividere così con voi e con Cristiano soprattutto è che è una sorta di road movie da fermo. Ci sono tantissimi viaggi in macchina, ma sembra che i personaggi non riescano mai a muoversi. Volevo sapere se sei d'accordo con questo, se è una cosa che avevi pensato. Scusami. I had the feeling that this movie was a sort of a road movie, but the characters some way can't manage to move, actually. Is it something that you thought about, or is it just an impression that you had? Yes, actually, this character was inspired by a real character that it was a road salesman. He was grandfather of a friend of mine from that region. And he sell a lot of things along his life, and suddenly his wife starts to travel with him, and the family discovered he was evading taxes by selling these playing cards without receipt. So that's where the story came from, and lots of things actually change when someone discovered things like that, please translate. Allora, la storia in realtà è basata su un personaggio reale che io conosco, perché è effettivamente questo padre di una persona che conosco, che faceva il venditore ambulante, come il nostro protagonista, e a un certo punto la moglie comincia ad andare con lui nei suoi giri, nei suoi viaggi, e la famiglia scopre che effettivamente lui vendeva una parte della merce, queste carte, in maniera non legale, comunque senza ricevuta. E allora a quel punto le dinamiche familiari cambiano. And I think sometimes for you to move you need to share a little bit of fantasy, because the reality is so hard, then you can't sometimes have a straight dialogue. And this is something I have been living in Brazil since the elections of 2018, as Emmanuel mentioned in the beginning, when Bolsonaro was elected. Suddenly, many violence were accepted, and people start to speak out about these things that were hidden, and in our families, many bonds broke apart. E a volte bisogna effettivamente cercare di superare queste barriere, di muoversi se si vuole cercare di comunicare. È una cosa che io ho sperimentato molto su me stessa dopo le elezioni del 2018 e dopo che si è instaurato il regime di Bolsonaro, che ha creato questo regime di violenza fondamentalmente e di giudizio gli uni sugli altri. Si è creata questa spaccatura spesso nelle famiglie e una grandissima difficoltà di dialogo, per cui invece se si vuole cercare di ritrovare un dialogo talvolta bisogna condividere una parte in un certo modo anche fantastica, perché la vita è estremamente dura talvolta, quindi c'è quel tocco di magia e di fantasia che può aiutarci a renderla più affrontabile. And I think about changing, it's something that I've been living since that period because of these false moralities, you know. And this story I heard from my friend was a little bit about that, about a very strong Catholic old man, and suddenly you realize he was full of false moralities. And in Brazil now, we can live that and feel that and see how many fights and trauma came from this false morality, sometimes in the name of God. E l'altro discorso è proprio questo ragionamento su questa falsa
morale e moralità delle persone che a un certo punto è venuta fuori, e c'è stato questo grande cambiamento, a un certo punto è venuta fuori e si è scoperto quanta falsa morale effettivamente ci sia stata tante volte, quante volte tante persone abbiano agito in maniera in realtà immorale, in realtà in nome di Dio, per cui insomma questo ha cambiato tante cose. Chiedo se ci sono domande dal pubblico, vi chiedo di alzare la mano e vi raggiungo, anzi arrivo prima io, mi sa. Okay. Pardon. Volevo sapere se le regioni in cui si parla... Si sposti lì perché sì. Ci sono le case. Volevo sapere se le regioni, gli stati del Brasile in cui si parla italian, quali sono e se sono quelli raffigurati nel film oppure è stato girato esterno, diciamo così, altrove. E the question is what are the regions in Brazil where Italian is spoken and if they are actually where it was set and it was shot the film or there are other regions. Well, the civil movement that starts to create this material for the official recognition started in Rio Grande do Sul, the state where I came from, and there they wrote the first dictionary in Italian, and recently in 2021 it was written the first written grammar in partnership with Paraná. People from Paraná, a state that has a very strong Italian descendant community, and Santa Catarina and São Paulo also has a strong Italian descendant community, and there is a group that preserve the Italian patrimonio, cultural patrimonio. Do you want to say something more about that? Allora, le regioni effettivamente dove si parla, dove ci sono comunità che parlano italiano, o sono quella che abbiamo visto di Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Caterina e San Paolo anche. Però quella proprio dove è nata questo movimento, proprio per fare riconoscere la lingua italiana come, come patrimonio nazionale, è proprio Rio Grande do Sul, dove tra le altre cose è stato pubblicato anche il primo dizionario italian portoghese, portoghese italiana, e nel 2021 la prima grammatica scritta proprio. Noi altri dei Miseri Coloni, una compagnia teatrale, abbiamo fondato la compagnia per mantenere viva la cultura e il parlare e tutto quel che si voleva dire della nostra cultura antica, dei nostri bisnonni, e allora abbiamo fondato questa compagnia e scendeva all'interno per presentarsi con i coloni, dargli coraggio a mantenere viva questa cultura. E così, Isabel, che passava 42 anni sempre con lo stesso lavoro, le pezze teatrali sempre in italiano, e siamo tanto ben ricevuti tanto in Brasile come in Italia. Siamo venuti due volte in Italia e per noi pare che abbiamo marcato più territorio qua in Italia do che in Brasile con il nostro spettacolo. And I'd like to add that the Miseri Coloni was a very important group in the countryside of Brazil, in that region, during the dictatorship period in the 80s, to arouse the consciousness about the importance of voting and syndicate, these popular organizations for civil rights. So I'm very glad to be able to work with them because they have a cultural importance for us there. E volevo sottolineare che la loro compagnia teatrale Miseri Coloni è stata estremamente importante proprio anche come movimento
nelle campagne, fuori dalle città, insomma, nel periodo della dittatura, per portare la gente al voto, per mantenere una coscienza civile, per creare un movimento della società per i diritti. E appunto, qui per me è stata veramente una esperienza bellissima lavorare con loro, e credo che siano fondamentali dal punto di vista culturale. Mi voleva parlare che ci sono anche con noi, il nostro gruppo Misericoloni, ci sono molti programmi di radio che parlano soltanto in italiano in diversi paesi, in diverse città della nostra regione, e altri gruppi anche sono vignesti qui nella regione del Veneto, per mostrare il suo lavoro con l'arte, con gruppi di corale. Ci sono tanti gruppi che cantano nella nostra regione, e penso che tutta la popolazione sono molto tengono l'Italia come una mamma, sì, perché è molto forte questo sì, e ci sono questo. Sono altre mani alzate? Domande del pubblico? Ci sono? Non ci sono. Allora, volevo rivolgere una domanda, più una curiosità, alla regista. Volevo chiederle del perché ha scelto proprio una tartaruga come animale, che diventa una specie di animale in cui leggiamo una vita precedente. Come mai proprio questo animale? E come mai hai scelto anche di introdurre questa chiave legata al buddismo, alla trascendenza in qualche modo? So the question here is, why did you choose a turtle as like a sort of a symbol to give a hint of an idea of a possible other life and another life here? And why did you also decide to introduce this topic of possible reincarnation? Well, I like to talk with people a lot, so I talk with everybody. And then from another driver, once I hear the story about a driver that used to carry a turtle with him as a company, and I keep with that idea and mix with the other one. And I think the turtle is this little animal, very still, very calm. It's a great visual opposition to that Italian descendant culture that is always using hands and talking and very vibrant, you know. And I think when we talk about Buddhism, it's a philosophy that teaches you to have compassion for every little living being, you know. So this contrast, I think, I thought created a mix of thinking about another way of living and fighting for someone you really feel, you know, because the Catholicism teaches you to accept, and philosophy teaches you to question. So this is a contrast that interested me. Allora, la tartaruga propriamente viene dal fatto che io mi ispiro talvolta appunto a racconti che sento, e mi è capitato effettivamente di sentire da un altro commerciante che andava in giro, che lui andava in giro con una tartaruga in macchina che gli faceva compagnia. Quindi l'idea della tartaruga viene da lì, ma dall'altra parte è anche un animale che è estremamente lento, calmo, che secondo me poteva essere un ottimo simbolo come a contrasto con quella che è la normale modo di porsi all'italiana, che invece è molto vivace, molto gestuale, come vedete anche da me adesso chiaramente,
e quindi era un primo contrasto. E l'altro contrasto, che invece quello nasce dal discorso del buddismo, il buddismo è appunto questa, la filosofia che predica e comunque invita alla così alla sia la compassione nei confronti di qualsiasi essere vivente, sia il più piccolo che c'è. E questo mi dava la possibilità di pensare ad un altro tipo di approccio alla vita rispetto per esempio a quello del cattolicesimo. Il cattolicesimo ci insegna ad accettare le cose, mentre invece la filosofia e in questo caso anche il buddismo ci porta invece a metterle, a farci delle domande. Volemmo dirvi che l'inizio della colonizzazione italiana in Brasile, là del sud, il gas cominciò in 1875 e per tre milanesi, Cripa, Vedovelli e Sperafico. Il posto dove andate a stare si chiama Nova Milano. Grazie. Io ringrazio tantissimo Cristiane, Sibele e Ugo. Il nostro tempo è finito perché dobbiamo fare spazio alla prossima proiezione. Grazie mille di essere stati con noi, di aver condiviso il film con noi. Vi ricordo al pubblico di votare per il film, assegnate voi il premio. Grazie ancora. Thank you.